Credo che non ci sia nulla da replicare, nel senso che l'autonomia è un'iniziativa del governo di Roberto Maroni, l'autonomia è un'iniziativa che comporterà quello che viene definito federalismo velocità differenziata, l'autonomia è qualcosa che cambierà il modo di essere. Che poi il sindaco Gori dica che è qualcosa che fa riferimento alle loro corde, non dimenticando che fa parte del PD e vedendo le politiche che sono state realizzate in questi ultimi due governi, che sono state tutte di grandissimo centralismo, se qualche sindaco fosse presente potrebbe dirlo, è stata tolta ogni capacità e possibilità decisionale ai sindaci. Ecco, qualche dubbio che possa essere lui a applicare, a chiedere che venga realizzata questa specifica misura, qualche dubbio mi rimane, non magari per lui, ma per il partito di cui lui fa parte. Si propone un'azione, intendete chiederà di aprire un CRP, un centro per rimpatri per immigrati regolari in Lombardia? Ma è il fatto del rimpatrio, guardi, io sono d'accordo con quello che è stato detto oggi, cioè che le procedure per individuare chi abbia o meno diritto a rimanere sul nostro territorio debbano essere rese molto più rapide e molto più spedite. Dopodiché la legge prevede che ci sia l'obbligo del rimpatrio. Quindi io chiederò che si proceda al rimpatrio di tutti gli oltre 100.000 che sono stati dichiarati dal governo, non da me. Ma questo non credo che sia necessario aprirlo proprio qui, iniziamo a procedere vediamo se ci sono necessità. Oggi come oggi la Lombardia è quella che ha fatto il sacrificio più alto in tema di numero di immigrati sul proprio territorio, quindi forse ci sarà qualche altra regione che dovrà fare la sua parte. Stando nel campo imprenditoriale, oltre alla semplificazione, cosa ha proposto qui? Abbiamo fatto tanti discorsi, abbiamo parlato di innovazione, io ho parlato di education, ho parlato del fatto che si debba cercare di migliorare la connessione della rete, abbiamo parlato di infrastrutture, abbiamo parlato di tanti argomenti che sono importanti per cercare di fare in modo che l'imprenditoria della nostra regione possa continuare ad essere competitiva con quella del resto del mondo. È chiaro che bisogna investire molto. Io credo che innovazione e ricerca siano le strade attraverso le quali i nostri imprenditori, che hanno dimostrato di avere una capacità e una creatività superiore a tutto il resto del mondo, potranno competere con il resto del mondo. È chiaro che bisogna creare delle condizioni territoriali migliori per fare in modo che siano competitivi anche da questo punto di vista con il resto del mondo. Avete parlato anche di EMA? No, di EMA oggi non c'è stato nessun accenno. La flat tax piace agli imprenditori? Oggi non ne abbiamo parlato perché è una misura di carattere nazionale, penso proprio di sì comunque, una riduzione, una semplificazione credo che non possa essere che un vantaggio. Dovesse essere eletto anche per lei, la prima cosa che farebbe? Beh, quello che ho già detto ormai lo devo ripetere, anche se è un discorso che attiene forse alla possibilità per le famiglie di avere una... di contemperare per le mamme il lavoro con la gestione della famiglia, quindi ampliare la platea delle famiglie che potranno beneficiare dell'asilo nido gratis.